Anche quest'anno Leolandia anticipa tutti gli altri parchi e dal 21 settembre inizia la stagione di Halloween. Scopritela insieme a me. Eh sì, anche oggi siamo a la seconda volta quest'anno, come se fossimo qua tutti i giorni. Siamo a Leolandia, come potete vedere non sono da solo. Salve! Eh sì, Jack, Mirko. Hello. E... sì, grazie. È da solo Matteo oggi. Esploriamo un po' queste novità di Halloween. Prima però di esplorare questo Leolandia in versione Halloween ci serve un po' di adrenalina e per fare questo iniziamo da qui. Pronti per questa adrenalina? Guarda, c'è tantissima gente a Leolandia, il parco di oggi. Rumori, senti che rumori! Le videocamere. Sempre indietro, sempre. Altro che. Pronti? Vai. Mamma, tieni. Continuiamo con l'adrenalina. Ma ci state voi? Un po'. Allora io ti prendo, ti lancio, prendi il coso. Oh cacchio! Lui prende te e. Ovviamente, come in tutti gli Halloween, siamo anche con Mirko e ha portato la zucca caramelle. Con dentro le caramelle. Non fidatevi di Mirko perché vi chiede 2 euro a caramella comunque. Comunque devo dire che la tematizzazione di Leolandia mi piace sempre molto, un sacco. Mi piace soprattutto quell'ingresso. La fontana è bellissima. Il pentolone qua. In questa stagione di Halloween, caro mio Matteo, non ci sono troppe novità, se no qualche spettacolino, due spettacolini. Dopo neanche i principali. Andiamo a vedere, partiamo dal primo, Leo e il segreto di Halloween, che c'era già anche l'anno scorso. Anche secondo me. Finalmente Halloween è arrivato! Uno, due, tre! No! Mezzogiorno, famina. Famona. Ma non c'è più il festival delle scope? No, non ci sono le scope. Ah, ecco perché. Niente scope quest'anno, ma novità, ci sono i draghi. Niente Mirko, quest'anno. Niente scope. Non si scopa. Le ali sono basse. Ma c'ha un calamaro in bocca! Devo dire però che i draghi mi piacciono di più delle scope. Ce ne sono pochi, ma fatti veramente bene. Guardate questo qua, quanto è fatto bene! Teo, novità di quest'anno, la pizza con la zucca! No, zucca! Io ve la faccio vedere.
Intanto che aspettiamo la pizza. Oh! Salute. 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 Non vibra. Adesso sì. Ha una bella faccia. È un po' ben cotta la mia. Proviamo. A me piace. Com'è? Una pizza degna di stare in pizzeria. Gli ingredienti sono buoni. La crema di zucca delicata non si sente tanto. Parole, parole forti. Proviamo, proviamo. Vabbè, ma non mi piace il gusto. No, devi comunque. No, troppo. Ah, se no se prendete la verde. Però c'era un pezzettino di salsiccia, non è male. Diretto con la per essere in un parco, onestissima. Mangiato bene, pizza buona. Teo, però mi devi spiegare una cosa. La cioccolata di Halloween. Quella rossa. Quella rossa. Però non c'è ancora. Non c'è ancora. Non può mancare l'Olandia, dolcetto e scherzetto. Anche qui mettiamoci subito in coda. Presto, veloce. Halloween è un gioco, ma dire dolcetto scherzetto non è cosa da poco. Se con Leo e le streghe vuoi giocare, nel pentolone devi pescare. E se fortunato tu sarai, un dolcetto mangerai. Ma se la strega è prete a fare qualsiasi cosa. Vai, si pesca. Andiamo a pescare, andiamo. Dolcetto. Sì. Dolcetto. E se non mancate scherzetto. Aia, sono lì. Aia, ultimo. Oh, dolcetto. Sì. Dolcetto. Che bello che sei. Grazie. Con lo scherzetto. Vuoi da caramella? No, come le ho dati lo stesso? No! Bella la rossa. 13:30, nuovo spettacolo, Area Pirati, l'oracolo della magia. Andiamo a vedere. Guardate un uomo distrutto da girare nei parchi. Distrutto. Sto aspettando i pirati. Halloween è il momento in cui tutta la magia più potente si concentra nei diversi regni. Vincono le tenebre, trionfa la follia. Mandano i racconti di un'antica profezia. Carino lo spettacolo, soprattutto i costumisti danno sempre quella marcia in più, vero? Vero. Bello, non possiamo perdere troppo tempo ora, perché subito al Neo Arena. Salute. Dobbiamo andare allo spettacolo, c'è in arena. Andiamo. Le streghe e la luna. Andiamo. Silenzio, questo silenzio.
carino, carino. Oh, bello, bello, così è bello. Sì, carino. Cosa facciamo fino alle 5 e mezza adesso? Direi beviamo, ma... Birretta? Birretta. Birretta. Basta! Hai beccato tutto! Maledetto! Ma troppo veloce! Okay. È bella perché è sempre casuale questa! Sì. Okay. Ah, occhio! Guarda che è casuale! Ma no! Però. Ho tutto il culo bagnato! Visto che dobbiamo aspettare le 5 e mezza per la parata e non mi fanno bere la birra, andiamo a fare Gold River, i tronchi, che tra l'altro adesso ad Halloween è anche tematizzato. Sì, è anche tematizzato perché ci sono un sacco di fantasmini e zucche e ci si bagna. Lui si bagna, io no. Aiuto. Jack, hai la aiuto. Telecamera o sei felice di vedere? No, sono felice della telecamera. Non è un problema. Comunque siamo veramente troppo pesanti, ho paura. Ma stiamo toccando il fondo, che non vorrei dire. Quanto siamo pesanti su sto tronco? Tanto. Ah, non riesco più ad andare avanti. Saluta il treno. Bagnato! No! 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 Devo togliermi i pantaloni! Ma dopo è ancora peggio! Com'è lì davanti? Devo togliermi! Ho i pantaloni bagnatissimi! Non lo voglio fare mai più con voi! No. La prossima volta ci dividiamo! Bellissimo! Si a terra e non scendete dai tronchi! Madonna! No, 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 no! No. No! 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 Porca vacca! Che cacchio è? Che cagata! Porca Eva! Ma non è così, tronchi, oh, di Garland! Oh no! Mi sa, oh, che no, la parata non la vediamo noi! Guarda almeno il fantasmino! Cioè, non ti perdi niente, però... Che cagata! Che cagata potentissima! Sono fradicio dalla testa ai piedi! Sono fradicio! 3 euro! Dopo di questa però mi sono meritato una birretta! Meritata! Saluta Masha e Orso! Saluta! Ciao, Orso. Ciao Masha! Vedi, siamo riusciti anche ad incontrare Masha e Orso senza far la fila. Eh? Hai visto? Eh? Visto che dobbiamo tirare le 5 e mezza per la parata, facciamoci un giro in questa mini Italia. Ciao! Senza la mia bambola stregata! La parola bambola, giusto? E anche il
cosa non fare per tirare le 5 e mezza per la parata. Cosa? La testa, il colore della testa? È bevibile. La testa, giusto? Sì, no! Perfetto, sì, ci sono. Bravi, ora creiamo un bel incantesimo e poi lo lanciamo dall'altra parte. Giro. Ok, perché ora è tutto perfetto. Gira. Ci sono le mele, la prendiamo. Prendo la mela caramellata, lecco il cioccolato e poi butto via la mela. Ah no, scusa, parlavi della mela, cos'è che hai preso? No, non ho preso, l'ho presa per voi. Si dice così adesso, per noi. Però uno in quattro. Però è proprio bella, è proprio bella. Guarda che atmosfera, guarda che atmosfera. Proviamo questa ciambella. Io, a differenza di Jack, la prendo piena di cioccolato. Ci sta, dai. Buona. Non sembra neanche troppo pesante. Sembra. Ciambella fritta col cioccolato. Fit. Con lo zucchero sopra, non è troppo pesante. Ma guarda! Finisce così questa fantastica giornata a Leolandia per questo Halloween, il primo di questa stagione. Ringraziamo anche Jack, Mirko e Matteo per questa giornata. Noi ci vediamo tra 2 settimane perché inizia Halloween anche a Gardaland. Giusto? Giusto. Giusto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!